Abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Santa Maria La Fossa, Antonio Papa, il dottor Antonio Papa. Sindaco, da quanto tempo è primo cittadino di Santa Maria La Fossa e che iniziative ha preso in tema di legalità? Allora, io sono stato eletto per la prima volta nel 2009. Nel 2014 si sono ripetute le elezioni che sono avvenute alla normale scadenza del mandato amministrativo e sono stato riconfermato con una larga maggioranza. Avere più di 300 consensi in un paese che perlomeno negli ultimi 20 anni le elezioni si vincevano e si perdevano per poche decine di voti è stato un segnale da parte della cittadinanza di approvazione di quella che è stata l'azione politica amministrativa dei 5 anni. E in tema di legalità? Allora, diciamo che la prima azione che noi abbiamo fatto è stata quella di aderire alla stazione unica appaltante, proprio per cercare di dare un segnale e dire guardate, gli appalti più importanti noi li facciamo alla stazione unica appaltante. Però diciamo che è stato il primo segnale importante e questo segnale è stato certamente non ben recepito da parte di chi invece era interessato affinché gli appalti si facessero in comune. Ci racconta cosa è successo nell'ultimo periodo, che tipo di intimidazioni ha subito la sua amministrazione? Allora, diciamo che riallacciandoci anche alla precedente domanda, una grossa azione che l'amministrazione ha portato avanti in termini di legalità o quantomeno di legalità, o, diciamo quantomeno in termini di promozione della legalità è il grosso lavoro che noi stiamo facendo sui beni confiscati. Noi a Santa Maria La Fossa abbiamo tantissimi beni confiscati che sono stati per la maggior parte praticamente riutilizzati e ridati alla cittadinanza in termini di opere e di servizi. E poi abbiamo una grossa problematica sul più grosso bene confiscato, penso io forse d'Italia o quantomeno uno dei più grossi beni d'Italia, che è l'azienda agricola della Balzana, sulla quale c'è invece un'azienda di 220 ettari di terreno, però là ci vuole un, non penso che il comune o anche lo Stato abbia la possibilità di ripristinare, ci vorrà un'azione molto più forte, molto più grande. E questo bene lo abbiamo in affidamento provvisorio, quindi comunque non possiamo diciamo agire in pieno sullo stesso, cerchiamo quantomeno di rendere perlomeno fruibili i terreni in modo da poterli coltivare e questa è un'azione che noi diciamo siamo portati avanti. Il comune, la premessa necessaria è che è consorziato con il consorzio AgroRinasce, del quale fanno parte anche altri comuni, Casal di Principe, Villa Literno, San Marcellino, San Cipriano, Casate Senda. E praticamente insieme ad AgroRinasce abbiamo avviato questa azione sui beni confiscati. E proprio dove è successo l'episodio che diciamo un pochettino è salito alla ripalta della cronaca dell'incendio dei 3 autocombattatori e di questa scritta diciamo minacciosa nei miei confronti, è proprio avvenuto sull'area che è l'area mercato. Questa area mercato è stata diciamo un'opera inaugurata proprio nei primi mesi del mio mandato consigliare precedente. È un'area, tutta un'area, in località San Vincenzo si chiama, la località di Solare Mercato, che è stata confiscata alla criminalità organizzata. Quest'area è composta da un parco giochi che è stato realizzato da quest'area mercato che fu intitolata all'epoca, la intitolai a Federico Del Pre, dell'ambulante ammazzata alla Camorra, certo. Ed è stata, facemmo una grossa manifestazione quando facemmo l'inaugurazione, alla presenza del dottore Cantone, che fu quello che seguì le indagini sull'omicidio di Del Prete, oltre che le varie autorità, il colonnello dei Carabinieri che si era appena insediato, il comandante provinciale di Caserta, il questore, l'assessore Nappi, mi sembra che era le attività produttive o l'agricoltura, ma non ricordo, che comunque voglio dire la regione fu quella che diciamo di fatto erogò il finanziamento per realizzare questa area mercato. Quindi noi abbiamo in quest'area adesso a breve, io speravo per fine dicembre, ma penso che lo farò per metà gennaio, inaugurare invece il campo di calcetto, un campo di calcio polivalente. Quindi con questo campo di calcio ne abbiamo chiuso praticamente
Dietro l'argine, poiché la maggior parte dei beni confiscati sono terreni, dietro l'argine abbiamo invece, sempre attraverso dei fondi regionali, messo un più petto su altri terreni, e altri terreni ancora sono stati affidati da Agrorinascita. Quindi i nostri beni confiscati appartenendo ad Agrorinascita li passiamo ad Agrorinascita, Agrorinascita a sua volta prepara i vari bandi, certo, per questi, e ci sono altri terreni che in questo momento sono coltivati dalla cooperativa Eureka. È stato messo già da un po' di anni a questa parte, quindi viene seminato il grano che poi non so, per fare il pacco alla camorra, i paccheri, sì, i paccheri, i famosi paccheri. Quindi questa è quest'area, diciamo, polemica, così come in questo momento stanno ristrutturando la masseria Abate, che è un altro sito confiscato, ancora la base operativa del clan, che sta con anche in questo caso da Agrorinascita, ha fatto un bando affidato all'ATS Terra Verde, che però adesso mi sembra che, non so se è stata sciolta, l'ATS comunque il bene è oggetto di un finanziamento, sì, è stato trovato un finanziamento da parte di Fondazione Sud di 360.000 euro per fare il cosiddetto un progetto che si chiama Integra, la legalità in movimento, per rifare un allevamento e dell'asso, mi sembra asso consumatori, con l'avvocato Marzaioli, il presidente, bisogna che sia l'asso consumatore che sta portando avanti questo progetto, sono già in fase avanzata anche i lavori. Così come sull'area confiscata di Ferrandello, dove c'è stata messa su notizia la famosa emergenza rifiuti che abbiamo fatto togliere, diciamo, dopo 4 anni con danno penale, è in fase di ultimazione l'isola ecologica, che una grossa isola ecologica, un centro di documentazione ambientale, e su quell'area dovrà essere realizzato un digestore anaerobico per il trattamento dei liquami zootecnici. Quindi anche là c'è un project financing che a breve verrà iniziato. La questione del biogas, giusto? Esatto, e questi, diciamo, sono tra i beni più grossi che abbiamo, oltre che poi altri appezzamenti di terreno singolo in comune, voglio dire, sale in coltivazione. E poi c'è il discorso della Balzana, che invece abbiamo là una confisca per 2/3, perché 2/3 è confiscato, 1/3 è sequestrato, sta confiscato in quota ideale, quindi ogni singolo, certo, 2/3 sono la nostra, e 1/3 invece ancora sta sotto la giudizio del tribunale. Sì. Su quell'area dobbiamo vedere un pochettino su quel bene che cosa fare. Però penso che sia ancora lungo la cosa, perché se non arriva la confisca definitiva non si può agire sui terreni, quindi mettendo a produzione i terreni, tipo il grano e roba varia, però sui immobili da ristrutturare, certo, oppure su altri progetti non potete muovere. Rispetto sempre agli atti di intimidazione, qual è stata la reazione dei cittadini? La reazione dei cittadini è stata di solidarietà, tanto è vero che i consiglieri comunali di maggioranza hanno fatto uscire proprio l'altro ieri un manifesto di ringraziamento e di solidarietà. Chi invece non ha dato la solidarietà, e l'abbiamo messo in maniera dura anche nel manifesto, è stato il gruppo di opposizione, il quale ha condannato l'atto dei camion, ma non ha mai espresso chiaramente la solidarietà al sindaco. Si è condannato l'atto, e in un consiglio comunale si è detto che bisognava approfondire la questione per vedere quali erano le responsabilità dell'amministrazione nella vigilanza dei camion, assurdo, una cosa assurda, che i camion dell'immondizia, quello dell'immondizia, voglio dire, sono 20 anni che li teniamo sull'area mercato, 20 anni che non c'è mai successo niente, non abbiamo nessun deposito, non abbiamo mai avuto, né tantomeno possono essere custoditi in abitazioni private, voglio dire, sono quali dell'immondizia, quindi stavano su quest'area, tra l'altro è anche videosorveglianza, insomma, non è che abbiamo impianti di videosorveglianza chissà quanto sofisticato, però no, voglio dire quel minimo che potesse quantomeno darci un po' di utile. Purtroppo questi sono atti che, quando avvengono, chi è che li compie? Pigliando le dovute precauzioni, che si studia la zona, pianifica l'atto criminoso. E invece le altre istituzioni, quindi al di là della sua amministrazione, come si sono comportate? Le altre istituzioni, diciamo che si sono comportate assolutamente in maniera esemplare, infatti anche nel manifesto è stato messo in evidenza come dal parroco al vescovo di Capua ai cittadini, voglio dire, c'è stata questa solidarietà da parte anche di esponenti della deputati della Repubblica e del mio partito. Infatti quando è stata fatta l'assemblea regionale il 29 novembre a Napoli del Partito Democratico, il vice segretario nazionale, che è l'onorevole Guerini, ha espresso solidarietà pubblicamente nei miei confronti. Lui e il presidente del partito, l'onorevole Graziano, hanno iniziato i lavori dell'assemblea condannando quest'atto, esponendo solidarietà e vicinanza nei miei confronti. Quindi da parte delle forze dell'ordine, da parte, insomma, c'è stato un intervento immediato del capitano del treno dei carabinieri, sono stato con me.
Senta, so che non ama questo termine, ma grazie a lei il suo comune, il comune di Santa Maria La Fossa, è diventato un comune virtuoso, perché come ci raccontava prima le iniziative sono state tante e sono state portate avanti in maniera incisiva, quindi in maniera decisa. Lei si è esposto sempre in prima persona, ne è valsa la pena? Questa è una bella domanda. Allora io ritengo una cosa, ritengo che fare politica, soprattutto in questi tempi dove abbiamo una crisi praticamente mondiale, oltre che italiana, voglio dire, insomma, non è qualcosa che paga, nel senso stretto del termine, anche in termini, voglio dire, di gratificazione. Però io ritengo che, come ogni cosa, voglio dire, io di professione faccio il medico, per cui io faccio il medico perché credo nel mio lavoro, non ci sono appassionato, altrimenti voglio dire, non si può, io penso che chiunque faccia un lavoro, che sia il medico, che sia il giornalista, che sia, deve essere innanzitutto appassionato del proprio lavoro. Quindi, poiché io sono sempre stato appassionato di politica, mi è sempre piaciuto e sono sempre stato in prima linea, voglio dire, in tutte quante le varie, diciamo anche la storia mia politica è una storia chiara di espressione sempre in prima linea. Io dico, sono stato candidato alla provincia del Partito Democratico, prima ancora con il Partito Popolare, cioè diciamo che io vengo da questa tradizione democratica e popolare, certo. E diciamo che io credo in quello che faccio, perché non sono tempi in cui le problematiche sono tante, si cerca di amministrare cercando anche di risparmiare l'euro, non i 100 euro, l'euro, proprio cerca di non gravare, che in un momento di crisi così profonda c'è, cioè, l'unico modo veramente, secondo me, per cercare di combattere la criminalità è il lavoro, e se quello che manca e tante persone, soprattutto nelle nostre zone, avvertono questo momento di crisi forse più di altre parti d'Italia, per cui con tutte le difficoltà io ritengo, cioè, se uno fa la cosa è perché pensa che ne vale la pena, quindi io, tanto che penso che ne valga la pena, che potevo anche farmi il mio mandato da sindaco, vabbè, poi dedicarlo alla famiglia, certamente il tempo che io sottraggo sia alla famiglia che a quelli che sono in generale tutti gli affetti, per potermi dedicare a curare, diciamo, la cittadinanza, perché poi in questo paese ci sono nato, ci vivo e lo sento mio, cioè sono le radici. Quindi lo fa con amore, con vero amore. Altrimenti non si potrebbe, se non si facesse con amore non ne varrebbe effettivamente la pena. In passato, quindi non solo recentemente, ha denunciato pressioni da parte della Camorra. Come ha risposto e come intende regolarsi in merito? E soprattutto, visto che si espone, come dicevo prima, ha paura per la sua incolumità? Assolutamente, non male che abbia paura, voglio dire, non sarebbe normale non avere paura, anche perché voglio dire, non è che sono un supereroe. Diciamo che io, senza se e senza ma, nel momento in cui si sono avute queste avvisaglie, ed è stato proprio in occasione dell'adesione del comune alla stazione unica appaltante, io ero in vacanza quando venne Maroni per proporre questa cosa, chiamai il vice sindaco e disse andare a firmare la convenzione, poi l'abbiamo rinnovata alla scadenza, e quindi i grossi appalti noi li facciamo solo appaltante, e manca fare apposta proprio su un'area confiscata, l'ex capis, dove c'è stato uno diversamente abusivo di amianto, di guaina, proprio denunciando l'opposizione a fine ottobre, e siamo in attesa di avere questo acconto. Stranamente lo sversamento abusivo, poi il furto al campo sportivo, poi quest'altro episodio di generosità, sono tutte quante cose che ti lasciano un pochettino pensare, però noi senza se senza ma, io ho sempre denunciato tutto, perché se bisogna portare avanti la linea di rettitudine, di legalità, bisogna dimostrare l'autorità, non soltanto la legalità. Giusto, grazie mille sindaco.